si è conclusa con successo la festa della mamma a San Giovanni in Carico. 300 bambini provenienti da tutte le scuole del territorio, stand gastronomici, creazioni artigianali, colori e divertimento di ogni tipo. Sono stati questi gli ingredienti che hanno animato la festa della mamma di San Giovanni in Carico. Una giornata suddivisa in due parti, quella dedicata ai piccoli e quella dedicata invece alle mamme e in generale all'universo femminile. I giovani studenti, accompagnati nelle piazze da genitori e insegnanti, si sono cimentati in diverse attività. Sotto la guida di esperti hanno imparato a fare la pizza, i dolci e gli gnocchi. Poi si sono cimentati nell'arte del ricamo e dell'uncinetto. Una grande festa che ha dato la possibilità ai piccoli studenti di crescere e imparare nuove arti. La seconda parte della manifestazione è invece stata dedicata alle mamme. Il mondo femminile è stato trattato in una serie di convegni che hanno spaziato dal tema dell'emancipazione a quello della violenza casalinga. Il nostro messaggio è denunciare, cioè non tenere tutto nascosto tra le mura domestiche, cioè cercare proprio di far venire fuori quello che succede all'interno delle mura domestiche, proprio per evitare che questo possa poi continuare e perpetrare nel tempo, perché è giusto che una donna si liberi anche da questa oppressione. Un modo per valorizzare la figura della mamma, fondamentale nella vita di tutti i bambini, ma troppo spesso accantonata. Si è voluto così far conoscere il ruolo della mamma in tutte le sue sfaccettature, dai mestieri più antichi e semplici alle vere problematiche di carattere medico e sociale che ognuna di esse è chiamata ad affrontare quotidianamente. Per me mamma è grazia, mamma è bellezza, mamma è amore, mamma è la cosa più bella del mondo. Mamma è ciò che rende bella la vita per tutti gli uomini. Ognuno di noi ha come riferimento la madre in tutti i passaggi di vita, nel crescere, nel lavoro, nell'amore e nel formare una nuova famiglia. Questo è il senso che abbiamo voluto dare a questa manifestazione. E la donna nel ruolo di madre vive come sospesa tra la funzione di lavoratrice e la funzione di madre. E quindi abbiamo pensato che poteva essere una buona idea quella di parlare in generale del processo di emancipazione femminile, inquadrando in particolare il ruolo della madre. I genitori, essendo impegnati nel lavoro, anche le mamme, ovviamente quel minimo tempo che hanno da dedicare ai figli, cercano di ricompensarlo con le vincite che gli danno. Oggi il rapporto tra genitori e figli risente un pochettino come il contesto storico, sociale che stiamo vivendo, anzi forse il contesto storico è frutto della relazione tra genitori e figli, che è complesso, ci sono tante variabili che contribuiscono, poi gli stili personali della vita di oggi che sono diventati a volte molto stressanti, mamme che lavorano e a volte sono costrette anche loro a fare dei super turni, quindi delle super mamme, papà che ci sono ma spesso anche loro sono fuori di casa e quindi il rischio è che il figlio si ritrovi a casa o da solo o si ritrovi affidato ai nonni. Chi dice mamma dice spettacolo, dice vita, dice tradizioni, dice tutto. La mamma è una sola, meravigliosa, la sicurezza della vita, tutto. È il dono più bello della vita, io sono mamma ed è una cosa bellissima, inspiegabile. Viva le mamme perché sono il nostro punto di partenza e di arrivo, sempre, comunque. Mi sento un mammone, sono sempre stato legato alla mia mamma, anche a mio padre, ma ovviamente più a mia madre, perché ho avuto sempre un rapporto particolare con mia madre. Io non sono mai stato mammone, per esempio, manco mio figlio. Io a 17 anni, finita la scuola, ho iniziato a lavorare e quindi i genitori ti cominciano ad abbandonare, invece così che fai? Possono lasciare i figli, no? E allora si abituano poi a stare dentro casa e sta a posto. Dovrei essere dura, però delle volte poi non ci riesco. È bellissimo, è la cosa più bella avere il rapporto tra mamma e figli come fratelli e sorelle, non come
Perché la cosa più bella è quella. Ci abbiamo un buon rapporto. No, la mamma non dice danno, no. La mamma è la prima donna in casa. Senza la mamma purtroppo non si va avanti. I bambini oggi sono impegnativi, quindi per tutte le cose, per l'educazione, per gli impegni che comunque hanno. Spero di essere una buona mamma. Do tanto per i miei figli, tanto proprio, tanto. E penso che, insomma, spero di ricevere almeno una ricompensa in futuro. E la mamma, penso che la mamma, come la mamma di sempre, una che accudisce i figli, che ama i suoi figli, non vedo differenza. No. L'Eden della poesia è un appiglio d'amore, è uno sfogo morale, anche in cattiveria, perché molte volte si danneggia la donna anche con lo scritto e spesso, molte volte, oltre che fisicamente. La poesia si può associare all'amore di una mamma per il proprio figlio, il poeta che ama la sua poesia come la mamma ama il proprio bambino. E il pediatra diventa il supporto indispensabile, il sostegno per la madre, specie le giovani madri sono totalmente disorientate,